Con il prossimo servizio parliamo di comfort, ma questa volta lo facciamo con un modello parecchio apprezzato anche dal pubblico dei più giovani. Mi riferisco a Renault Captur, il crossover francese che offre persino la zip sui rivestimenti dei sedili. La testata per noi Andrea Nicoli nella consueta prova su strada della settimana. Vediamo com'è andata. Per la prova della settimana, ultimissima novità in casa Renault, dopo la Clio e la Clio Sporter e la volta della Captur, una crossover sempre sulla base della fortunata berlina francese, facilmente riconoscibile oltre che per il accattivante bicolore, per l'altezza da terra notevole che la rende un po' una crossover, anche se la trazione è esclusivamente sulle ruote anteriori. Vettura nuova, motore nuovo, un 3 cilindri a benzina con 90 cavalli, molto vivace e parco nei consumi. Pensate, anche con una vettura che pesa oltre 11 quintali e con un'impostazione abbastanza massiccia non è difficile percorrere oltre 15 km con un litro di benzina. I designer di Renault hanno dato una connotazione importante lavorando sulla linea di cintura, sul terzo finestrino, sul bicolore, un piccolo spoiler posteriore, ruote dedicate. La vettura cresce un po' rispetto alla sorellina Clio, siamo passati da 4,6 m a 4,12 m, è cresciuto di un paio di centimetri anche il passo, a beneficio della vitalità interna e della capacità di carico. Questa Captur deriva dalla Clio, una Clio dell'ultima generazione che abbiamo ben apprezzato a partire dal motore. Un motore 3 cilindri di soli 900 cm cubi ma con 90 cavalli grazie alla sovralimentazione, dunque un turbo che permette di avere ben 135 Nm di coppia a poco più di 2000 giri. Un'accelerazione da 0 a 100 dunque in 12 secondi e 9, una velocità di punta di 171 km all'ora e un cambio manuale, in questo caso a 5 rapporti. Interni simpatici a partire dalla strumentazione ma anche agli inserti colorati e anche al rivestimento dei sedili, un rivestimento intercambiabile grazie a una zip, un po' anche in questo caso come per i divani di casa. Buona anche la capacità di carico, cresciuta rispetto alla Clio, pensate siamo all'ordine dei 380 litri in condizioni normali a oltre 1300 abbattendo il sedile posteriore, un'altra peculiarità molto apprezzata dalle famiglie, il divanetto posteriore ha un movimento longitudinale che permette di aumentare la capacità di carico a discapito dello spazio delle gambe per chi occupa i posti alle nostre spalle. Siete stanchi della solita berlina, volete qualcosa di più? In questo momento si chiamano crossover, sono le auto del momento, le auto un po' più alte da terra, le auto un po' grintose, le auto divertenti da guardare e anche da guidare. Quest'auto ad esempio è maneggevole, può andare anche su una strada sterrata senza nessun problema e ha un costo di esercizio e di acquisto estremamente interessante. Quest'auto che abbiamo provato costa poco meno di 19.000 euro, 2.500 euro in più dell'equivalente versione della Clio, ma volete mettere, affrontare una strada di montagna con quest'auto o anche semplicemente andare a bere un aperitivo con gli amici in città?